da un altro problema fondamentale, molto vicino a noi, e sto parlando dell'ecofintezza, che nel momento in cui fu privatizzata, fu data a un industriale che dopo 3 mesi scomparì con la donna che gli aveva dato a lei, e questi lavoratori, alla fine, solo grazie allo spirito di sacrificio e applicazione di tutti quanti noi, abbiamo recuperato all'interno di questa porta, che oggi possono dire ancora, va bene, ipoteticamente ho un posto di lavoro, e stanno combattendo per averlo, come tutti quanti noi, la certezza che queste fabbriche si aprono. Dunque dicevo, proprio perché scottati da quell'esperienza di te, che ci siamo battuti affinché all'interno dell'accordo della privatizzazione esistesse per un margine di tempo in questo discorso la compartecipazione ancora per l'anno. Certo, le richieste del sindacato andavano oltre come durata del tempo di questa compartecipazione, ma alla fine neanche su questo. Abbiamo fatto muro contro muro quando ci è stato proposto che per più di 3 anni non si poteva avere questa compartecipazione. Del 51% a capitale pubblico e del 49% a capitale privato. E abbiamo cercato un'altra condizione, proprio per dimostrare a tutti quanti, alla cittadinanza, alla provincia, ai vari consiglieri comunali, di provinciali, generali e nazionali, che noi non ci battevamo solo perché volevamo lavorare sotto un'unica etichetta. Abbiamo consentito anche che l'MGM fosse scorporata in 2 società. Una che convertesse il territorio o l'ufficio di Angri e quello di Prato e venisse denominato Manifattura Cotone del Mezzogiorno. L'altra denominato GPS, lo stabilimento di Nocera. E in questo discorso il più penalizzato sono stati ancora una volta i cittadini inglesi, gli operai di Angri, che anche prima di questa soluzione erano stabilmente che lavoravano con 400 unità lavorative, accettando questo discorso di scorporazione, purché le fabbriche, senza il movimento, hanno diventato e deve diventare uno stabilimento di 206 unità. Ecco perché il sindaco diceva, noi siamo il Consiglio Comunale, che più di tutto, anche quando Angri, come stabilimento, era dichiarato a livello nazionale, il fiore all'occhiello delle tessiture italiane ed europee, il Consiglio Comunale di Angri ha sempre affrontato i problemi della classe lavoratrice angrese e in particolare dei lavoratori di Angri. Ebbene, alla fine delle discussioni, il 2 di dicembre del 1992, si è divenuto finalmente ad un accordo che prevedeva lo scorporo del gruppo in 2 società, un accordo che prevedeva la garanzia occupazionale per 819 lavoratori, 400 sul suolo Nocerino e lo stabilimento di Nocera, 419 compresi tra Angri e Prato. Ma già in corso d'opera, nel momento in cui era stata l'ENI ad avviare contatti con i privati, era stata l'ENI a fare gli avvisi pubblici di gara per vedere chi si offriva sul mercato, già in corso d'opera di questa affronta, la notizia che ci venne portata a conoscenza che un industriale che si era fatto avanti già aveva il dissesto finanziario. Parlo dell'industriale Ponti. Il sindacato dei lavoratori cosciente, ma proprio perché non c'era altra spiaggia, o, come dicevo prima, coscientemente avevamo accettato un'impostazione del discorso, siglando quella cosa, sapendo anche ai rischi con cui a cui sarebbe andato in conto. Però eravamo convinti di una cosa, che almeno la tecnica che parla a nome e per conto dell'ENI, e l'ENI parla a nome e per conto del governo, l'accordo sottoscritto con noi lo avesse mantenuto. E per venire alla vicenda da vicino, già come diceva il sindaco nel mese di gennaio,
siamo stati al Ministero dell'Industria con il sottosegretario Iorio per far sì che a questo accordo si ci desse applicazione. Non contenti delle risposte dateci a quel tavolo che non trovava applicazione, nel mese di marzo, il 4 marzo del 93, siamo stati ricevuti dall'onorevole Fabri alla Presidente del Consiglio. E lì il sindacato, sapendo anche che aveva ovvero deve incontrare delle dimostranze all'interno dei lavoratori, coscientemente aderì alla proposta che queste fabbriche fossero riattivate anche in un periodo temporale finché non si trovasse la soluzione definitiva tra l'industriale privato e l'ente. Ebbene, ci troviamo in giorni nostri in cui, tanto per farla quanto più breve possibile, che l'MCM si operava con un solo industriale privato, il signor Levino, che era l'ipotetico industriale che avrebbe dovuto prelevare Angri e Prati, e che era stato nominato da lei amministratore delegato di questa società in questa fase transitoria, finché lui non avesse portato sul tavolo della terza di lei quello che erano le postille o i vincoli messi all'interno dell'accordo firmato il 22 di settembre del 1992 dai Gettini e la terza. Un accordo che non è venuto mai in possesso delle organizzazioni sindacali, un accordo di cui non conosciamo neanche ad oggi tutti i vincoli esistenti da una parte e dall'altra all'interno di questo. In corso d'opera di questa gestione temporanea, dentro lo stabilimento di Nocera, veniva gestito da lei in una fase manutentativa, diciamolo così, per mantenere i cancelli aperti nella speranza di trovare in breve tempo un altro imprenditore privato. Ci troviamo che il 21 febbraio, ai giorni nostri, del 1994, l'avvocato Fantoni, presidente della Tecnica, in sede di task force, e sto parlando di sede governativa, non che ci siamo visti a Roma in qualche albergo, in qualche ristorante, in sede governativa, dichiara che lui, pur avendo ancora dei margini di tempo per riflettere sulla posizione dell'amministratore delegato del PIE, ipotetico industriale futuro, ci comunica che le garanzie offerte dal signor Levi e previste all'interno dell'accordo sottoscritto da tutte e due le parti non soddisfano lei, non soddisfano la Tepi, e pertanto questa loro decisione di rescindere il contratto gliel'hanno comunicato già al signor Lettieri il 18 febbraio 1994, cioè 4 giorni prima che noi saremmo stati ricevuti alla task force dall'onorevole Borghini e dall'onorevole Francesi. Loro già avevano comunicato al signor Lettieri le loro intenzioni. Oggi, per dirla chiara fino in fondo e per evitare che possano nascere equivoci al nostro interno, non parlo di quei consiglieri comunali, dei governatori, ma mi ricordo anche ai miei colleghi, compagni, lavoratori, che queste cose le ho dette insieme ad altri, quando abbiamo incontrato il signor Lettieri, in tutte le sedi, a partire dalla sede istituzionale locale e finire alla sede nazionale, che a noi non interessa il nome, la persona su questo problema. A noi interessa ciò che ci viene detto ufficialmente nelle sedi governative, e noi lavoriamo e protestiamo verso la sede governativa per trovare la soluzione a 819 lavoratori. Eventuali diarritte, eventuali cause tra i direttivi e la sede sarà la magistratura che alla fine deciderà chi dei due avrà ragione. Noi in queste cose
non ci siamo mai voluti entrare e né ci vogliamo entrare, che l'abbiamo detto a lettere e pubblicati, che per quanto ce ne riguarda come lavoratori e come sindacati, non facciamo il tipo per nessuno, né lottiamo contro qualcuno. Noi abbiamo un interlocutore governativo e con questo interlocutore noi vogliamo discutere di tutta la vicenda MCM. Con questo interlocutore governativo noi vogliamo trovare la soluzione e l'applicazione dell'accordo del 2 dicembre 1990. Detto queste cose, vorrei a questo punto aggiungere una cosa per tutti, che sicuramente troverà il consenso prima di tutti i consiglieri comunali e poi dei lavoratori. Io vi invito caldamente che all'interno del vostro programma, come punto principale di tutte le vostre discussioni che potete portare in sede istituzionale, ci debba essere il punto dell'RC. E lì in quella terra dovete pretendere da chi vi domenica che dia rispetto, applicazione all'accordo del 1292, che in quella sede voi, ecco perché dicevi, solo così possiamo fare un buon lavoro, voi dovete trovare con l'ente vostro il lavoro all'interno di questi tre obblighi, dando l'applicazione dell'accordo ad 819 famiglie. E consentitemi un'altra cosa. Molte volte in questi mesi, tutti quanti, abbiamo sentito parlare di 819 famiglie che vanno sull'attrito. E io prima dicevo che potevano essere 819 ipotetici disoccupati che si sarebbero messi a fare in legalità o altre cose. Ma dobbiamo guardare un'altra cosa al nostro interno, che avendo le fabbriche aperte, non sono soltanto i lavoratori che hanno il posto di lavoro all'interno delle fabbriche che hanno occupazione, ma è tutto l'indotto che ci intorna a queste fabbriche, che dà lavoro ad altre centinaia di famiglie. E dunque noi se risolviamo il problema dell'MCR, risolviamo il problema di migliaia di famiglie nella nostra zona. Ecco perché dicevo che voi dovete prendere in positivo la risoluzione di questo problema, perché credo che tutti quanti noi siamo accomunati e dobbiamo essere accomunati da un unico obiettivo, che è per l'argomento che trattiamo stasera, è l'obiettivo del lavoro. E allora io credo che voi più di noi potete pretendere da lei che deve predisporre un piano produttivo di vero rilancio delle attività con investimenti finanziari ed organizzativi, finanziati alla salvaguardia complessiva dei livelli occupazionali. Se faremo con il nostro appoggio, già ve lo abbiamo dato, non si dice quest'altra franchezza, nei giorni 27 e 28 marzo, dandovi il nostro sostegno nella cabina elettorale, al di là degli schieramenti e al di là delle denunce unite. Proprio perché siamo accomunati in questo momento, tutti quanti di fronte a questa drammaticità del lavoro che viene affrontato, proprio perché siamo accomunati da questa drammaticità che ci possono essere dei lavoratori che fino ad oggi, con grande onore e con grande orgoglio, hanno prodotto per questa società e per questa Italia, domani potrebbero essere degli ipotetici illegali o camorristi della nostra zona. Questo non lo dobbiamo permettere. Ecco perché vi invito ancora una volta, scusate se sono noioso, su questo diritto della pretesa, voi avete il diritto di pretendere che nel momento in cui nella provincia di Santa Maria vi era un punto del governo con questo industria, con l'MC all'interno della nostra provincia, era il momento in cui
questo gruppo, questi gruppi scompariranno, scomparirà totalmente il governo dalle nostre zone, e questo non lo dobbiamo permettere. Nei momenti in cui, ecco perché vi chiederò fino alla notte, però che vi anche le conclusioni, vi aggiungo anche che qualora è un invito che vi faccio. Per una strategia che ho pensato io mentalmente, poi la concorderemo anche, se sarà possibile, come poterla fare, nei momenti in cui, davanti al governo di all'istituzione nazionale, vi dovesse essere qualche risposta negativa, nel senso che non si voglia dare applicazione all'accordo sindacale, non si voglia dare onorabilità ai cittadini e ai lavoratori, e anche della provincia di Salerno, io vi prego caldamente, voi prima persona, chiamateci per fare una lotta insieme e sconfiggere chi vuole attuare questo disegno perverso della provincia di Salerno.